Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma in Giovanni, cioè, ossia nella prima epistola di Giovanni, e noi abbiamo veduto e testimoniamo che il padre ha mandato il figliolo per essere il salvatore del mondo. Chi è il padre? Il padre è il creatore dei cieli e della terra, delle cose visibili e delle cose invisibili. Egli nella pienezza dei tempi ha mandato eh, nel mondo il suo unigenito figliolo per essere il salvatore del mondo. Il nome del suo figliolo è Gesù. Infatti questo è il nome che gli fu dato quando egli nacque a Betlemme, perché egli nacque a Betlemme, terra di Giuda. E questo affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta e tu Betlemme terra di Giuda non sei punto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele appunto il luogo di nascita diciamo del figliolo di Dio sulla terra fu appunto eh, Betlemme, stavo dicendo del suo nome che eh, fu appunto il nome di Gesù, fu posto il nome di Gesù perché un angelo aveva praticamente parlato a eh, Giuseppe, figliolo di Davide, mentre era eh, fidanzato con Maria e questo angelo le aveva detto eh, di non temere, di prendere con sé eh, Maria, eh, sua moglie, perché ciò che era in lei generato era dallo Spirito Santo e poi gli disse ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Il nome di Gesù dall'ebraico Yeshua significa Yahvé salva, quindi nello stesso nome eh, di Gesù c'è la missione che eh, il Padre ha eh, mandato eh, il figliolo a compiere sulla terra. Quindi un'opera di eh, redenzione e questa è la ragione per cui l'Apostolo Paolo eh, disse che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Dunque, Gesù Cristo eh, ha portato nel mondo la salvezza. La salvezza da che cosa? La salvezza dal peccato. Perché? Perché l'uomo è un peccatore, l'uomo senza Dio è schiavo del peccato, è sotto il peccato, serve il peccato e quindi, in quanto servo del peccato, è un nemico di Dio ed è sulla via della perdizione e ha bisogno di essere salvato. Non si può redimere da solo, è impossibile. Quindi c'è stato bisogno che il Padre mandasse il suo fiolo nel mondo per salvare i peccatori. E quindi Egli è venuto e eh, ha compiuto l'opera di redenzione che era stata innanzi determinata da Dio Padre. Che cosa fece Gesù per eh, procurare la salvezza? Egli morì sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi ricordatevi che Gesù. È risuscitato dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, finché si adempito le scritture, e poi, dopo che eh, risuscitò dai morti apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, questo è l'Evangelo. La buona novella relativa al regno di Dio, nella quale, credendo, l'uomo viene salvato dai suoi peccati. Dunque la salvezza che Cristo Gesù, il Figlio di Dio, è venuto a portare nel mondo è strettamente collegata all'Evangelo. Perché si ottiene credendo nell'Evangelo. Ecco perché vi dico di ravvedervi e di credere nell'Evangelo. Perché solamente credendo nell'Evangelo sarete salvati, liberati dai vostri peccati e non solo salvati dai vostri peccati ma anche perdonati, giustificati, santificati, riconciliati con Dio ed otterrete la vita eterna perché la vita eterna è il dono di Dio dunque è tutto per grazia ripeto tutto per grazia mediante la fede l'uomo non può assolutamente meritarsi la salvezza non può comprarsela perché essa viene concessa da dio gratuitamente a coloro che credono nell'evangelo ma Devo anche avvertirvi che se rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati. Sì, perché Gesù stesso ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi l'ira di Dio resterà sopra eh, di voi e eh, rimarrete sulla via della perdizione. Quando morirete andrete in perdizione perché morirete nei vostri peccati. E Cosa significa andrete in perdizione? Significa che andrete in un luogo di tormento chiamato inferno, dove c'è il fuoco. Un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma vero fuoco. E là sarete tormentati. In attesa del giorno del giudizio, badate bene, quando risusciterete in resurrezione di condanna, comparirete davanti al trono di Dio sarete giudicati secondo le vostre opere e poi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo per esservi tormentati per l'eternità nei secoli dei secoli non avrete assolutamente riposo nei secoli dei secoli perché sarete tormentati quindi considerate che cosa vi aspetta se rifiuterete di credere nell'evangelo e quindi badate bene perché l'evangelo non è un messaggio qualsiasi l'evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni Credente del Giudeo prima poi del greco, poiché in esso è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi considerate quanto sia potente il messaggio dell'Evangelo che vi ho annunziato. Ravvedetevi dunque, credete nell'Evangelo e il Signore avrà misericordia di voi dei vostri, dei vostri peccati e eh, sarete strappati al fuoco dell'inferno dove siete Attualmente diretti. Non mi rimane altro che dirvi che ha orecchi da udire Oda.